Sono migliaia le persone che devono ancora essere evacuate dall'Afghanistan prima della scadenza del 31 agosto imposta da Biden per il ritiro delle truppe statunitensi. Accedere all'aeroporto di Kabul però non è così semplice. Il Ministero degli Esteri belga ha confermato che uno dei suoi aerei è decollato vuoto perché chi avrebbe dovuto essere a bordo non è riuscito ad entrare nello scalo. Intanto continuano a piovere critiche sul capo di Stato americano. E quest'idea che se il 2 o 3 maggio avessi detto no, non ce ne andiamo, ma restiamo, qualcuno crede veramente che non avrei dovuto schierare molte più truppe? Mandate i vostri figli, le vostre figlie, come mio figlio è stato mandato in Iraq, forse a morire. E per cosa? Per cosa? L'unica cosa razionale da fare, secondo me, era quella di preparare il tutto per l'evacuazione. Centinaia di sfollati afghani, tra cui molte famiglie con bambini, sono arrivati venerdì alla base aerea di Ramstein in provenienza dal Qatar. Altri aerei sono attesi nelle prossime ore. La base tedesca può ospitare fino a 5.000 persone. Gli Stati Uniti e i paesi alleati stanno continuando a evacuare i propri cittadini e quegli afghani che hanno collaborato per anni con loro e che oggi, con la presa del potere da parte dei talebani, rischiano la vita.